signori, ho l'onore e il piacere di presentarvi un uomo da una voce incredibile, indimenticabile, che migliora negli anni, è un giovanotto inesauribile, Teddy Reno! Teddy Reno! La 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 la. Mi farò prestare un soldino di sole perché regalare lo voglio a te. Lo potrei posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò. Questa piccolissima serenata con un fiel di voce si può cantare. Con innamorato all'innamorata la sussurrerà. La sussurrerà. La sussurrerà. Teddy Reno, vieni Teddy, vieni, vieni, perché il nostro pubblico ti possa apprezzare ancora di più e meglio. Guarda come gli piacciono gli applausi, un pigmalione, uno showman. Vieni, dicevo, perché questo pubblico possa meglio apprezzare le tue performance di questa sera, deve capire, deve ricordare che cosa siediti, sia quello che hai fatto, perché questo è un uomo veramente inesauribile. Questa sera lo scoprirete come l'abbiamo scoperto noi. Ho due anime. Come cantante cominciai a Trieste, nella Trieste amministrata dagli anglo-americani nell'immediato dopoguerra. Ero crooner dell'orchestra di Terry Foster. E poi nel 48, come hai già detto tu, insieme con un ragazzo triestino che ricordo con tanto dolore in fondo, perché scusa un momento, un groppo pensando a Lelio. Allora con Lelio siamo andati a Milano e diciamo abbiamo creato un nuovo tipo di discografia che in poco tempo sbaragliò la concorrenza, che era quella delle grandi marche già preesistenti, e andò benissimo. Poi lo chiama Totò, però, a un certo punto, già a quei tempi, e gli dice: mi serve qualcuno che canta in napoletano, e Totò pensa ad un triestino. E fra l'altro non credevo alle mie orecchie, ho detto: ma mi stai prendendo per i fondelli? Perché non capivo come il principe De Curtis facesse cantare a un triestino le sue canzoni napoletane. E invece fu proprio così. Questo film è quello che in assoluto è stato quello che ha incassato di più dei 130 film fatti dalla Totò in totale, e ancora oggi le televisioni private e anche la Rai lo trasmettono molto spesso, e le canzoni di quel film fecero una strage. In primo luogo Mala Femmina, facciamo un pezzettino di Mala Femmina. Femmina, tu sei una mala femmina, chi stua che ha fatto che hai, madre l'infantà. Femmina, si tu pecce la vita, mentus català, non pozze più cantare. Femmina, tu ti ha più bella femmina, te voglio bene, t'odio, non te posso scordare. Teddy Reno, 86, ma ancora è davvero un giovanotto, ragazzi. Oh, ci mettiamo la firma tutti. Vieni Teddy, perché adesso vediamo che giovanotto era quando ammaliava queste donne bellissime, una in particolare in questo film, ma tutte le cose che ha fatto quando arrivò Rita Pavone, insomma questa vita straordinaria, andiamo a vederla in questa scheda. Teddy Reno. Nato a Trieste al secolo Ferruccio Merche. Il cognome austro-ungarico viene presto sostituito da Ricordi per italianizzare i cognomi stranieri come imposto dal regime fascista. Cantava in americano le canzoni del dopoguerra. Trieste.
parte mia. Voce dotata di venature melodiche dette alla Sinatra, Teddy Reno ha lanciato canzoni memorabili come Te voglio ben, Trieste mia, Night and Day, Piccolissima serenata e Libero. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Nel 1962 matura l'idea di proporre ad Ariccia, sui Castelli Romani, il Festival degli Sconosciuti con lo slogan Perdete la S. La prestigiosa manifestazione creata ad hoc per il lancio artistico di nuovi talenti e sponsorizzata dalla RCA vede la vittoria schiacciante di una giovanissima cantante di Torino, Rita Pavone. Vince la prima edizione del Festival di Ariccia, la festa degli sconosciuti, la ragazzina di Torino, Rita Pavone! Il nostro premiato racconta che Rita, accolta subito con simpatia dall'intero parterre della giuria, da Totò a Manfredi, da Alberto Sordi a Gina Lollobrigida, riesce a conquistare tutti grazie a verve, talento e carica adrenalinica. Ariccia è stata galeotta per quella che viene tuttora considerata una delle coppie più affiatate e longeve nel mondo dello spettacolo. Da allora, camminando insieme per 44 anni, i due hanno fatto molta strada, sia nel privato che artisticamente. Non dimenticherò mai il grande tributo che mi rese Totò scegliendo me, un triestino, per cantare in napoletano le canzoni Ma la femmina, Aggio perduto suonno, Accarezzami, Una voce e una chitarra e un po' che luna, Che lalla. Che lalla, che lalla, non sapo che piacere che mi fa. Me ne piglio nata più bella e te della resterà. Che lalla, che lalla, che lalla. Tireno è da noi premiato in questa occasione come faro per la sua lungimirante abilità nel captare istintivamente la presenza di doti artistiche dei nuovi talenti. Dare luce a personaggi diventati celeberrimi è stata la sua missione e il suo grande talento. Teddy Reno! For what is a man telling? What has he got, if not himself, and he has not, to say the things he truly feels, and not the word of one who kneels. The record shows, I took the blow, but did it my way. Aveva detto vedrai cosa ti combino a Vico. Teddy Reno. Bravo. E questo è l'affetto di Vico, della Calabria e di quella Italia che sa riconoscere merito, qualità, passione. Viva Trieste! Io ringrazio tutti voi perché mi state dando l'emozione, forse persino pericolosa. Veramente il ritorno in Calabria non poteva essere per me mai immaginato meglio che in questa serata, una serata indimenticabile, e spero di poter tornare diverse volte qui. Grazie a tutti. Certo. Serata bellissima. Prima Nicola D'Agostino, Nicola, ti chiedo subito, che Italia era quella del giovane Teddy Reno dal tuo punto di vista? Beh, un'Italia che io ho sentito raccontare da mio padre, che più o meno alla sua età, è un'Italia allegra, nonostante le difficoltà, si usciva da un periodo difficilissimo, però c'era grande entusiasmo. Oggi siamo in grande difficoltà e forse non c'è lo stesso entusiasmo. Se riusciamo a trovare lo stesso entusiasmo, forse ce la possiamo fare. Io volevo ringraziare te, Teddy Reno, per questo spettacolo nello spettacolo,
che dimostra che il premio non è solo un fatto di spettacolo, un fatto di, e nemmeno solo un fatto di cultura, nemmeno solo un fatto di intrattenimento, ma è un fatto davvero, come dicevi tu, di trasmettere emozioni forti, fortissime. C'è una cosa che non ho capito bene e vorrei che me lo spiegasse. L'Italia uscì dalla guerra mondiale, dalla seconda guerra mondiale, distrutta praticamente, quindi molto, in condizioni molto peggiori di quelle attuali. Eppure io non sentivo parlare in quel momento, ma la crisi di qua, la crisi di là, ed era distrutta l'Italia. Ora non mi pare che sia distrutta per... com'è? E quindi Teddy, e perché continuano a parlare di milioni di crisi? Che consiglio diamo? Che consiglio diamo? Cosa devono fare domani mattina, Teddy, per rovesciare questa idea d'Italia? Seguire Callipo, dice il sindaco, è un buon modello, oppure? Beh, io credo che ci dovrebbe essere anche una, nei mass media, una collaborazione maggiore, perché a forza di sentire tutti i giorni la crisi rovina questo, rovina il terzo, la rovina il quarto, e veramente tutti ci credono, capito? Quindi io faccio un appello ufficiale, mi permetto di fare, ai mass media che mi hanno sempre voluto bene e io li ho ricambiati, dico, non sarebbe il caso di dire ogni tanto qualche buona parola, perché qualcosa del buono staremo pure facendo, è vero. Ecco. Allora io faccio un appello che i mass media d'Italia possano condurci al di fuori di questa crisi effettiva, senza però crearne una maggiore ancora, capito? Senti Teddy, questa domanda la faccio a tutti perché voglio che rimanga un po' nell'albo d'oro e la faccio apposta perché vogliamo creare memoria, avete visto le schede che sono passate prima, ognuno di questi personaggi ha lasciato il suo pensiero. Ecco, cos'è per te questo premio, che significato ha riceverlo oggi qui a Vibo e essere in qualche modo un faro, ritenuto un faro all'interno di questa tua storia, di questo tuo percorso? Guarda, te lo dico con estrema sincerità. Io ho ricevuto nella mia settantennale carriera decine e decine e decine di premi in Italia e all'estero. In assoluto, questo è stato per me il più commovente, il più giusto, il più vero, perché premia qualcuno che ha potuto dare qualcosa agli altri, oltre che a se stesso. Non ce lo dici perché solo perché sei qui. Non ce lo dici solo perché sei davanti a questo punto. No, veramente sono di fronte a tutta Italia, perché domani tutta l'Italia saprà di questo consiglio che ho dato ai mass media. La mia era solo una battuta, leggiamo la motivazione: per il suo lungimirante talento nel captare istintivamente la presenza di doti artistiche nei nuovi talenti. Il suo faro ha dato luce a personaggi diventati celeberrimi tramite la CGD, da lui fondata, ha lanciato artisti del calibro di Johnny Dorelli, Yula De Palma e Betty Curti. Come produttore artistico con il Festival degli Sconosciuti ha regalato la grande occasione a Claudio Baglioni, Enrico Montesano e a Rita Pavone, la sua più grande conquista. Ed io vorrei pregare di dare un applauso a Rita, sicuramente vedrà qualche parte di questa serata e mi auguro che nei prossimi anni, chi lo sa, Teddy Reno, straordinario, però ci ha regalato di tutto e di più in questa serata. Grazie Teddy, grazie a nome di tutti i vibonesi, calabresi, penso di poter dire a nome degli italiani che non dimenticano, l'ho detto prima, che credono e capiscono che la nostra storia è la cosa più preziosa che abbiamo. E un saluto a Rosana Luttazzi, sei ancora qui, non lo so. Ma sì, comunque... no, è lì in prima fila. Un affettuoso saluto a Rosana Luttazzi. È lì. E allora, eccolo qui, ti piace questo premio, il maestro Spadafora, guarda, è una cosa davvero straordinaria. Grazie. Facciamo un applauso al maestro Spadafora che è stato veramente straordinario. Mamma ringrazio mia. Peppe lì, dice, questo è un premio, eh? Grazie, e ancora un applauso per te, Tireno. Buonasera a tutti.